vengo da un'esperienza legata al movimento per i beni comuni, che qui in Italia ha avuto moltissimi movimenti che si sono attivati, mobilitati, nel caso del Teatro Valle Occupato per la questione culturale, per aprire uno spazio di cultura critica verso l'esistente e legandosi a molti altri movimenti di tutela delle risorse, come è stato il Movimento per l'Acqua, bene comune, che in Italia ha mobilitato 26 milioni di persone. E però succede spesso che il governo e i partiti governativi, i poteri governativi disattendono le volontà manifestate e le istanze manifestate dai movimenti, anche quando utilizzano strumenti come appunto il referendum, visto che successivamente ai risultati del referendum addirittura sono state votate delle leggi contrarie al risultato stesso, che continuavano a voler privatizzare l'acqua in questo paese. E ecco, la mia domanda è: non è forse necessario immaginare delle nuove istituzioni che ridefiniscano dei canali di partecipazione effettiva anche a livello decisionale da parte dei movimenti sociali e della cittadinanza attiva, quindi da parte di quella parte delle intelligenze più critiche che si stanno formando in questo periodo storico rispetto alle difficoltà che stiamo vivendo? Grazie. È ovvio che dobbiamo affrontare la questione della logica della crescita. È anche un gran peccato vedere che anche le speranze della sinistra non riescono a rompere questo paradigma. E noi quindi non pensiamo che il dibattito debba essere tra austerity da una parte e decrescita dall'altra. E noi pensiamo che invece non si debba proporre quello che sembra un'ennesima sofferenza, fonte di sofferenza, anzi nell'affrontare la questione della crescita noi non dobbiamo pensare che la decrescita sia l'unica soluzione, perché si possono invece far crescere alcune parti, alcuni elementi del nostro sistema, perché se vogliamo parlare di lavori ecosostenibili non possiamo dimenticare la cura per gli anziani, la cura per i bambini, l'insegnamento e il lavoro artistico. Allora dobbiamo contrarre quelle parti che sono non curanti e far crescere quelle che invece danno cura, e dobbiamo essere attenti alla strategia e intelligenti, perché appunto così soltanto possiamo contrastare il capitalismo. Sono state poste interrogativi importanti e non voglio far pensare che stiamo precipitando in un buco nero. È chiaro che nei 3 minuti che rimangono non posso pensare alla risposta a tutti questi interrogativi. E quindi, detto questo, vorrei ringraziare gli organizzatori, i promotori di questa iniziativa e coloro che hanno posto questi straordinari interrogativi e fatto queste affermazioni così importanti, perché ci hanno veramente permesso di percepire un senso di movimento all'interno di questa stanza. E non dovete pensare che io possa avere le risposte a queste domande, perché in realtà ce l'avete voi, e quindi dovete cercare tra di voi appunto il modo per superare queste difficoltà. Sono stati anni molto difficili, però qualcosa sta cambiando. Dopo ripetute sconfitte, dopo tanta disperazione, credo che possiamo cominciare a intravedere un cambiamento, uno spiraglio che si apre. Quello che è importante è coinvolgere i giovani. Forse di giovani qui non ce ne sono abbastanza, ce ne vogliono di più, non ultimo perché hanno perso meno di noi e quindi hanno più energie, sono più pronti anche a guardare avanti, impegnarsi. So I'm just hanno più da guadagnare, scusate. E quindi cercherò un po' di riassumere in questo mio intervento i vari aspetti affrontati nelle vostre domande. Una di queste riguardava come rafforzare un po' l'impatto di questi movimenti che spesso vengono ignorati. E questo perché siamo di fronte a una crisi della democrazia. La mancata risposta al cambiamento climatico non è dovuta alla mancanza di idee o alla mancanza di tecnologie, ma all'esistenza di un sistema ormai frantumato, un sistema che quindi è stato compromesso. E questo mio libro, nel sottotitolo inoriginale, è
Il sottotitolo originale è "Questo cambia tutto". Ecco, questo perché? Perché abbiamo veramente bisogno di un cambiamento economico e politico. E di fronte a questa situazione o possiamo soccombere oppure trarre ispirazione, ed è su quest'ultima cosa che voglio sperare si possa puntare, ed è per questo che mi piace il titolo italiano, perché appunto questo ci permette di guardare avanti e di avere la speranza di poter seguire questa ispirazione e riuscire. Allora, si è parlato degli errori del 2008, qual è stato il principale errore? Fidarsi di Obama, nel senso che ci siamo smobilitati, abbiamo detto, vabbè, ci pensa lui, diamogli l'occasione per provare quello che è capace di fare. È un errore, non bisogna lasciare che questo accada né con un Obama né con uno Tsipras. Oltre però alle manifestazioni di piazza servono le idee, e vanno proposte anche delle idee che siano dei sì che nascono dalla base, dal territorio. C'è chi guarda Podemos a Tsipras e in Italia si dispera perché dice, beh, noi non abbiamo niente di analogo, ma l'Italia può essere una fabbrica di idee. L'Italia in questo è capace, credo, è capace di trasformare, credo, anche le idee in azione, e questo potrà essere a servizio di tutto il movimento, ed è quello che percepisco qui tra di voi. Vorrei ringraziare l'amica di 350.org, anche perché faccio parte del consiglio di amministrazione di 350.org International, ed è importante far comprendere appunto il significato di questi numeri, di queste cifre, cioè il limite di carbonio che la nostra atmosfera è in grado di sopportare. Purtroppo siamo già arrivati a 400, e quindi è impensabile che si possa continuare a proporre la trivellazione, ed è importante collegare le cifre, i numeri, con la realtà, le battaglie, come per esempio possono essere quella del no trip. E potete sfruttare qui in Italia il fatto che avete il Papa, perché il Papa ha parlato di cambiamento climatico, e sarebbe importante cercare di portare avanti anche, chissà, con il Vaticano, il discorso del disinvestimento. Cioè 350 è un movimento internazionale che promuove la vendita da parte di organismi pubblici, università, di azioni, di quote, di proprietà nelle aziende che si occupano dello sfruttamento dei combustibili fossili. Ecco, forse agendo sul fronte Vaticano si potrebbe anche mandare un messaggio invitando anche il Vaticano a disinvestire. E per completare il discorso, oltre al disinvestimento c'è poi l'investimento nella nuova economia, perché così si sono liberate delle risorse che possono essere utilizzate per altri fini. E l'ultimo capitolo del mio libro si intitola "Il diritto di rigenerare", e questo per allontanarsi dalla logica estrattiva verso dei valori economici e societari che siano improntati alla rigenerazione, che proteggano i diritti alla rigenerazione che invece non vengono rispettati. E la mentalità estrattiva non fa che prelevare, prendere e poi lasciare scorie e rifiuti. Noi dobbiamo invece avere cura appunto di promuovere la rinnovazione quando preleviamo appunto dalle nostre vite. E devo dire che quando penso all'Italia, sono almeno un paio di esempi importanti da sottolineare, esempi di mentalità estrattiva da una parte e impegno per il rinnovamento dall'altra. Mentre mi preparavo per questo mio viaggio in Italia, con l'aiuto di alcuni amici ho cominciato a informarmi, a leggere su quelle che erano le tematiche ambientali più importanti in questo paese, e sono rimasta sconvolta nel leggere di quello che è successo e sta succedendo in Campania, perché è molto simbolico della logica estrattiva che prende un terreno fertile, produttivo, e lo trasforma in una landa di scorie tossiche, ed è questo esattamente quello che fa il capitalismo. Allora, però in Italia degli esempi virtuosi, nel caso di Rimaflow, spero di averlo pronunciato bene, cioè una fabbrica che prende i rifiuti e li trasforma in prodotti, quindi questa è la logica rigenerativa, per cui avete qui sia il meglio e il peggio, ed è bisogno quindi, c'è bisogno quindi di passare da una logica di rifiuto, di scarto, ad una economia
di rigenerazione. Quindi, insomma, il lavoro davanti da fare sappiamo qual è, l'impegno lo conosciamo e tutti insieme possiamo lavorarci. E con questo vi ringrazio ancora. Io ringrazio Naomi, adesso...